L'algoritmo di oggi è dovuto niente meno che a Euclide, il grande matematico greco, ed è espresso nel libro settimo dei suoi elementi. In molti conoscono l'algoritmo come sistema per il calcolo del massimo comune divisore. Il massimo comune divisore rappresenta il fattore più grande tra due o più numeri. Nell'esempio, 5 è il fattore primo più grande in comune a tutti e tre i numeri. Non esistono fattori più grandi. L'algoritmo funziona in questo modo. Si esegue la divisione tra i due numeri. Se il resto è 0, il divisore è il multiplo cercato. Altrimenti, si esegue la divisione tra il divisore ed il resto, nell'esempio 15 e 12. Si continua ad eseguire la divisione sin quando il resto diventa 0. Infatti, se i due fattori sono coprimi, ovvero non hanno fattori in comune, alla fine avremo l'operazione n diviso 1 uguale n con resto 0 e l'algoritmo restituirà 1 come massimo comune divisore. La complessità computazionale dell'algoritmo richiede O grande di n divisioni, dove n è il numero di cifre dell'input. Una complessità del genere è detta lineare, in quanto il numero di operazioni da eseguire cresce linearmente al crescere dell'input. Altri algoritmi meno efficienti, come la moltiplicazione tra due numeri, hanno una complessità maggiore, in quanto ciascuna cifra del numero deve essere moltiplicata per ciascuna cifra dell'altro. Passiamo al codice C. E passiamo al nostro listato. La prima funzione, usage, è una funzione in cui viene spiegato come utilizzare il programma. Sostanzialmente viene scritto il nome del programma seguito dai due numeri dei quali si vuole estrarre il massimo comune divisore. Qualora il programma non venga chiamato correttamente, quindi prova a mancasse uno dei parametri, cioè se gli argomenti non sono 2 più il nome del programma, come abbiamo qui riga 20, allora chiamiamo la funzione usage, che spiega all'utente come effettivamente deve funzionare il programma e poi esce. Poi abbiamo una funzione che calcola effettivamente il massimo comune divisore. Prende due parametri lunghi in modo che possiamo lavorare su interi di 18 cifre, A e B, e utilizziamo la versione ricorsiva che è molto elegante. Vediamo che se B è 0, allora A sarà il massimo comune divisore. Qualora invece B non sia il divisore, non sia 0, allora ritorniamo la funzione con B come dividendo e A modulo B, ovvero il resto della divisione tra A e B come divisore. Verrà richiamata la funzione fin quando troveremo un resto uguale a 0. Quando troviamo il resto uguale a 0, possiamo ritornare effettivamente il nostro dividendo che corrisponde al massimo comune divisore. Il main contiene ovviamente il controllo degli argomenti passati via riga di comando, che vengono trasformati attraverso la funzione addll in lunghi, vuol dire interi a 64 bit. Stampiamo massimo comune divisore tra il primo e il secondo parametro è uguale a la funzione mcd di a e b. Quindi vediamo, possiamo compilare il programma e lo lanciamo in questa maniera: gcd, anzi mcd.
Mettiamo 1023, che è un numero primo, e 17, che è un numero primo. Ovviamente il massimo diviso è 1. Se invece chiamassimo con 10 e 4, il massimo diviso è 2, perché 10 vuole 2 per 5, mentre 4 vuole 2 per 2. Quindi 2 è il divisore massimo in comune fra i due numeri. Come abbiamo detto prima, se lanciamo il programma in questa maniera, o comunque mancante di un parametro, o ancora con un parametro in più, viene lanciata la funzione usage che spiega in che maniera utilizzare il programma. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.